La mia mentalità, sono nato così con le mini moto, è sempre stata questa la mia caratteristica. A me viene molto più difficile fare un exploit, una gran gara col distacco e fare, non giocarmi il podio la gara dopo. Sono più costante, avendo una mentalità di gara faccio fatica a fare pessime gare. Sono molto costante, riesco a fare parecchi podi, però ancora mi manca quel vincere di più, che a questo livello è veramente difficile, ma secondo me dopo il Mugello ci siamo vicini. No, paura non puoi avere mentre corri, perché sennò non puoi ogni giro giocartela e migliorare i tempi. Se hai paura, anche se non hai paura, fai fatica a migliorarti, quindi se hai paura devi smettere di correre. È capitato di avere paura quando cadi, quello sì, ma come tutti, perché purtroppo feci un brutto botto, una brutta caduta nel 2005 con la 250 a Barcellona, andai diritto contro il muro perché presi controllo della moto in frenata. Quello è brutto, perché ti vedi il muro e sai che sbatti, ti schianti. Come ci arriverai, cosa ti può succedere? Può succedere di tutto. Sono stato fortunato, mi sono fatto male, ma niente di così grave. Lì ti prendi pure, ma quando ti fai male ci pensi, perché il male fa veramente male, dici ma cavolo, c'hai quei 10 minuti e dici ci penso se riandare in moto, Mimo, ma passa mezz'ora e il giorno dopo sei in moto e vuoi vincere, quindi la passione è quella che rimane. Mi è capitato due volte, però non mi piace disturbarlo, perché so benissimo che i piloti professionisti hanno un loro programma e devono fare gli allenamenti in un modo preciso, devono fare i loro test, alle loro scaramanzie, devono fare tot allenamenti tra una gara e un'altra, quindi non mi piace disturbarlo, e poi soprattutto si allena molto a Roma e in Belgio, è un po' fuori mano da dove abito io, logicamente avere la possibilità di girare con Tony, ma solo andarlo a vedere, non girare con lui, è un'emozione per me grandissima. Mi piace il motocross, quindi capisco quanto è difficile quello che fa, ha un bel metodo di allenamento, ma soprattutto il talento che ha, diciamo, lo aiuta molto a ottenere risultati che ha ottenuto e penso che otterrà nella sua carriera. Penso che Marc Márquez è uno dei talenti più giovani e con un gran potenziale. È un po' ancora molto impulsivo, all'inizio carriera ha fatto, inizio stagione quest'anno ha fatto parecchi errori, però è molto molto veloce. E poi l'ho conosciuto perché, avendo sponsor in comune Red Bull e Repsol, è un bravissimo ragazzo, sembra maturo, mi piace molto. Poi c'è anche Brad, sta facendo molto bene in Moto2, ha avuto un passato un po' particolare, si è fatto male, però anche Brad sarà molto curioso a vedere cosa potrà fare in MotoGP. E poi c'è Iannone è un pilota particolare, ancora secondo me non è un po' instabile, ha fatto vedere che è molto veloce, può essere veloce, però per andare in MotoGP secondo me ha bisogno di più esperienza e un bagaglio di esperienza più importante, perché la MotoGP scotta, bisogna arrivarci molto preparati. Essere caldo, essere più pronto degli altri piloti i primi tre giri. Se non parti forte in MotoGP, recuperare è molto molto difficile con le moto che corriamo oggi. Quindi mi ha aiutato molto avere l'adrenalina sufficiente ed essere anche determinato a non sbagliare i primi tre giri. Recupero tante posizioni i primi giri, anche il mio primo anno in MotoGP, e quello mi ha aiutato tantissimo.
Il Barcellona 2006 è stata bella perché passare quattro piloti in una staccata non capita tutti i giorni. Però la gara più bella per me è stata Turchia 2007. Turchia 2007, lotta con Bautista e Lorenzo. Riguardare gli ultimi due giri ancora mi commuovono. E, il rapporto con Valentino, purtroppo non c'è un gran rapporto, ma non c'è un rapporto che ci si vede poco. C'è un buon rapporto di stima, le poche volte, siamo andati anche a far cross due volte, però non è facile avere un rapporto fuori dalla pista. In pista siamo tanto impegnati, quindi purtroppo questo manca. Mi manca a me avere un rapporto con altri piloti come c'era nel minimoto, nell'europeo, nell'italiano. C'è molto rispetto, però purtroppo per ora inizio di più.